siamo qui ad Entrò, nella splendida spianata del castello di Entrò, che stiamo aspettando i giornalisti e i blog che documenteranno questo viaggio evento ITER con le mountain bike elettriche. Queste splendide bici che saranno disponibili nel Gran Paradiso per affrontare facilmente delle salite anche su strada sterrata e spostarsi per apprezzare le nostre montagne. Questo è un progetto che stiamo lanciando quest'anno, un'azione del progetto ITER che vuole promuovere un turismo dolce, e abbiamo pensato di fare sperimentare ai giornalisti in prima battuta il collegamento tra il Gran Paradiso e lo Chablais, che è nostro partner nel progetto, proprio per vedere come funzionano, ma sono appena partiti da Rem Notre Dame e sappiamo che sono già entusiasti. Pedalare in montagna è molto emozionante, ma in genere molto faticoso e non è sicuramente un'attività alla portata di tutti. Grazie alle mountain bike a pedalata assistita, quello che stiamo facendo in questo viaggio è provare come anche un'attività di questo genere sia possibile. Facciamo un viaggio di 3 giorni, superiamo ogni giorno un migliaio di metri di dislivello in salita, lo stiamo facendo con un gruppo di persone qualunque, ci stiamo divertendo moltissimo. Penso che la montagna abbia un problema di sostenibilità molto importante, molto urgente. Siamo in un ambiente meraviglioso, eppure molto fragile e a rischio di forte inquinamento. Per cui un'iniziativa di questo genere credo che vada nella direzione giusta. È chiaro, è un inizio, ma come sempre bisogna cominciare con delle piccole gocce per poi fare un mare, soprattutto per cambiare, per fare una rivoluzione culturale.